Mamma, 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 ce l'abbiamo fatta. O di riffa o di raffa, qualcosa l'abbiamo acchiappata. A me basta un fiore. Ebbene sì, Fiorello, con tanto di tocco e toga, si rivolge alla mamma seduta in platea all'Università di Urbino, mentre riceve dalle mani del rettore il prestigioso sigillo di Ateneo. Una giornata diversa per lo showman, reduce da una stagione di successi strepitosi. Ma Fiorello è sempre Fiorello, ed eccolo ricomparire in versione karaoke sul palco allestito dai The Colors, nel centro di Roma, durante le riprese del video del loro nuovo brano, Karma. Dove sei io? Tuffo nel passato, mente e cuore volano indietro di 32 anni. Fiorello anni 90, il suo famoso codino, un palco rosso nelle piazze di tutto lo stivale, strapiene di pubblico scatenato che cantava e ballava con lo showman siciliano. Proprio come accaduto l'altro giorno, con tanto di truffe e telecamere a vista, così come avveniva nello show trasmesso più di 30 anni fa. Sta meglio, ma molto meglio dei The Colors, meglio, bravissimo, bravo Antonio, complimenti. Una chiamata raccolta partita dai The Colors. Fiorello ha così improvvisato alla sua maniera una puntata del celebre show, con tanto di concorrente interpretato da Stash, il frontman della band campana. Certo, sono ricordi da boomers, ma non esiste persona in Italia a non aver visto almeno un'immagine del karaoke di Fiorello che ha animato le piazze italiane anche sotto il diluvio universale. Come ti chiami? Ciao Fiorello, piacere. Come ti chiami? Antonio. Antonio, ma tantissimo. A me basta un fiore. Intanto, il singolo Una Vespa in Due con la mitica Orietta Berti è già diventato un tormentone di successo.